Buonasera e bentrovati, gentili telespettatori di Teleprima. Questa è l'edizione flash del nostro telegiornale delle ore 18 che apriamo con la crisi di governo perché il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha consegnato le sue dimissioni nelle mani del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Conte è uscito in auto dal Palazzo del Quirinale dopo circa mezz'ora dal suo arrivo dopo il Colle, è andato prima a Palazzo Giustiniani per incontrare la Presidente del Senato Elisabetta Casellati, poi il Premier dimissionario è andato alla Camera dei Deputati per il colloquio con il Presidente Roberto Fico. Il Premier aveva comunque già comunicato le dimissioni nel Consiglio dei Ministri della mattinata, un Consiglio dei Ministri che a quanto apprende l'agenzia ANSA si è chiuso con un momento molto affettuoso e gli applausi dei ministri al Premier. Ha detto Conte: ringrazio l'intera squadra di governo, ogni singolo ministro per questi giorni che abbiamo passato insieme. Le consultazioni ora per la formazione di un nuovo governo partiranno nel pomeriggio di domani, ha annunciato il segretario generale del Quirinale Ugo Zampetti. Il presidente della Repubblica Mattarella si è comunque riservato di decidere, ha comunque invitato il governo a rimanere in carica per il disbrigo degli affari correnti. Caso Covid a Varese perché è stato confermato il primo caso di variante brasiliana. In corso una valutazione presso l'ospedale di Varese. Si tratta di un uomo rientrato nei giorni scorsi dal Brasile dopo aver fatto scalo all'aeroporto Barajas di Madrid, è atterrato poi a Malpensa ed è risultato positivo al tampone. Il soggetto è comunque in buone condizioni di salute, ma è stato precauzionalmente ricoverato per effettuare accertamenti sul caso. I familiari del paziente sono stati sottoposti a tampone molecolare e sono ora sotto stretta sorveglianza da parte di ATS in Umbria. Sono comunque state adottate tutte le misure di sanità pubblica previste dai vigenti protocolli sanitari per il controllo della diffusione. L'obiettivo principale, naturalmente, in questo momento è evitare che possa diffondersi questa nuova variante su tutto il territorio nazionale. Ci spostiamo ora in Campania perché in relazione a quelle che sono le notizie e le immagini pervenute all'unità di crisi, nonché le relative verifiche effettuate che testimoniano diverse e diffuse situazioni di assembramento davanti agli istituti scolastici, è stata la stessa unità di crisi regionale a diramare un comunicato in cui sono stati invitati i sindaci a predisporre dei servizi di controllo mirati da parte delle polizie municipali, in particolar modo durante quelle che sono le fasi di ingresso e uscita degli studenti dagli istituti scolastici. L'unità di crisi, nello stesso documento, ha ricordato che c'è bisogno di mantenere alta la guardia contro il contagio e che la situazione generale che stiamo vivendo deve assolutamente invitare tutti al rispetto dei protocolli di sicurezza e in generale ad osservare quelli che sono comportamenti prudenti e responsabili. A Napoli allarme all'ospedale Cardarelli, nel capoluogo partenopeo, dove si registra un aumento dei casi di contagio tra il personale sanitario. Ad oggi sono 21 i sanitari, medici, infermieri ed operatori sociosanitari positivi al Covid. Dei contagiati, 11 sono in forza al servizio autoparco dell'ospedale Cardarelli e nella maggioranza dei casi svolgono la funzione di autisti. Uno degli 11 contagiati è ricoverato nel reparto di terapia subintensiva. Per fortuna gli altri comunque hanno solo dei leggeri sintomi e sono attualmente in isolamento domiciliare. Altri 5 casi positivi sono stati registrati tra i sanitari in servizio presso il reparto di medicina d'urgenza. Dall'alba è in corso un'operazione dei carabinieri del Comando Provinciale di Genova che stanno eseguendo tra Sanremo, Napoli e Roma diverse ordinanze di custodia cautelare nei confronti di 14 persone ritenute responsabili di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di truffe, accesso abusivo a sistemi telematici e falsificazione di documenti di identificazione. Sono state eseguite delle perquisizioni anche tra Taranto, Modena e Cagliari, decine di ignari correntisti che sono stati raggirati
in tutta Italia. 5 i provvedimenti di custodia in carcere e 2 agli arresti domiciliari. 3 indagati invece sono stati colpiti da obbligo di dimora e ulteriori 4 invece da obbligo di firma. A Caserta l'ASL locale ha diramato quello che è il consueto bollettino di aggiornamento pandemico in terra di lavoro. Nella giornata del 26 gennaio si segnalano 46 nuovi positivi al tampone con 177 guariti, resta però alto il numero dei deceduti con 8 nelle ultime 24 ore. Come potete vedere dalla grafica, i test elaborati sono stati 796 per un tasso di incidenza del 5,7%, in discesa comunque rispetto a quanto è stato osservato in terra di lavoro negli ultimi giorni. Discesa importante dei positivi su tutto il territorio. In vetta per numero di contagi c'è ancora Maddaloni con 256 casi attivi, poi Caserta con 156 e Mondragone con 149. Chiudiamo con il calcio, situazione difficile in casa Napoli, settimana particolarmente delicata per Gennaro Gattuso che si gioca il suo futuro sulla panchina partenopea, prima nella sfida di Coppa Italia contro lo Spezia e poi nella partita di domenica in campionato alle ore 18 contro il Parma. Intanto il presidente azzurro Aurelio De Laurentiis avrebbe avuto un contatto con l'ex allenatore Rafa Benitez, ma non si esclude anche un altro possibile ritorno sulla panchina azzurra, ovvero quello di Walter Mazzarri. Per quanto riguarda invece il mercato, quasi fatta sia per Malcuin alla Fiorentina sia per Llorente con l'Udinese, che ha già sostenuto le visite mediche. In entrata sembra tutto particolarmente fermo anche il capitolo terzini. Sguardo anche un attimo alle possibili formazioni di Coppa Italia in programma giovedì allo stadio Diego Armando Maradona contro lo Spezia. Tra i pali confermato Meret, in difesa Di Lorenzo, Maximovic, Koulibaly e Mario Rui. A centrocampo ancora una volta conferma del tandem Diego Demme e Timoué Bakayoko, mentre invece in attacco rientro dal primo minuto per Victor Osimhen. Alle sue spalle agiranno Lozano, Zielinski e Insigne. E con il calcio chiudiamo questa edizione flash del nostro telegiornale. L'appuntamento con l'informazione di Teleprima si sposta ora in serata, che c'è il Prima TG alle ore 21. Da parte mia grazie per averci seguito e arrivederci.